parliamo di una questione del 2024 che segna la fine del mercato tutelato per la fornitura di gas e luce e il passaggio a quello libero. L'obiettivo è la completa liberalizzazione del mercato elettrico e un risparmio significativo sulle bollette. Per il gas il servizio di tutela non è più disponibile da gennaio, mentre per quello della luce la scadenza è prevista per il prossimo 1° luglio, domani. Il passaggio dunque al nuovo sistema a tutele graduali riguarderà i clienti non vulnerabili che al 30 giugno, oggi, non avranno scelto un operatore nel mercato libero. Dal 1° luglio gli utenti saranno spostati automaticamente al servizio di tutela graduale, riceveranno, e possiamo mandare anche le immagini se Francesco Berardini li può in regia, riceveranno cioè la corrente dall'operatore che si è aggiudicato la fornitura per la loro zona in un'asta pubblica con una tariffa in parte fissata da ARERA e in parte dall'operatore stesso. Tutti i clienti che non scelgono volontariamente un altro fornitore non sono considerati vulnerabili, dunque verranno serviti in automatico dal fornitore che ha vinto l'asta nella loro zona. Per i clienti vulnerabili invece, ad esempio over 75, disabili, percettori di bonus sociali o chi vive in piccole isole non interconnesse, non cambierà nulla. Ma appunto, cosa ci dovremmo aspettare nei prossimi giorni? Lo abbiamo chiesto ad un esperto, l'avvocato Etno Gargano. Sentiamo. Innanzitutto, nessun panico perché non succederà nulla di peggiorativo. Infatti, le statistiche prevedono che ci sarà un risparmio di almeno 100 euro per ogni utenza. Poi non ci sarà un passaggio automatico di tutte le categorie al mercato libero. Infatti rimarranno nel mercato tutelato alcune categorie di persone come gli over 75, le persone che hanno una 104, ma anche gli abitanti delle isole minori che non sono interconnesse. Dunque, effettivamente potrebbe essere una buona occasione anche per risparmiare.